veniamo a parlare del primo prodotto che sono le caramelle dure. Le caramelle dure sono ottenute dalla cottura di zucchero e sciroppo di glucosio. Poi possono essere colorate, non colorate, acidificate, aromatizzate, quello che volete voi, ma la base è zucchero più glucosio. Il saccarosio, quando noi l'abbiamo cotto, è in uno stato vetroso, quindi in uno strato metastabile, e quindi tende a diventare nella forma più stabile che quella cristallina. Cosa facciamo? Noi cerchiamo di aggiungere del glucosio per rallentare questa trasformazione allo stato ovviamente cristallino. Lo stato vetroso non si può ottenere fondendo lo zucchero, noi siamo obbligati a scioglierlo e poi ovviamente a concentrarlo. Concentrandolo noi abbiamo la possibilità, abbiamo il rischio che possa imbrunire ed è per questo che sempre, almeno nelle caramelle normali, questa diciamo, operazione la facciamo sotto vuoto. L'anticristallizzante è il glucosio, in che rapporto? Diciamo in 70-80% rispetto a 100 di zucchero. Dopo che abbiamo cotto, si ottiene una massa più o meno trasparente, che raffreddando diventa più opaca, diventa, e può tendere a diventare granulosa. Per questo noi aggiungiamo il glucosio. Il glucosio è un anticristallizzante, è uno stabilizzante. Poi vedremo che nel caso del fondant noi vogliamo questo effetto di formazione cristalli, ma lo vedremo poi dopo. Una volta che non c'era il glucosio, cosa si usava come anticristallizzante? Perché le caramelle le trovate descritte nei libri anche di 3-4 secoli fa, quando il glucosio non esisteva ancora. Si usava lo zucchero invertito. Se noi scaldate dell'acqua e zucchero, una parte dello zucchero, un po' di acido c'è sempre, si rompe, una piccola parte dipende dalle condizioni, eccetera, eccetera, e quindi questo sciroppo di zucchero invertito faceva questa funzione di anticristallizzante, che era la tecnica delle caramelle napoletane. Non so se le avete mai viste, avevano una forma tipo romboide e erano caramelle particolari che la base era solo zucchero. Attenzione che la funzione di quanto zucchero invertito si formava dipendeva da quanto si agitava bene, da quanto era la temperatura, dalla purezza dello zucchero, dalla durezza dell'acqua, ogni volta le caramelle erano diverse l'una dall'altra. Per cui ovviamente si è abbandonato l'uso dello solo zucchero perché è molto più facile usare quanti cristallizzare dello sciroppo di glucosio. Le caramelle dure, abbiamo detto, sono molto igroscopiche e quindi nel confezionamento, nella fase di confezionamento, siamo obbligati a condizionare tutto l'ambiente, cioè si lavora su intanto temperature piuttosto basse, 18-20 gradi, e un'umidità relativa ambientale del 50-55%, il che vuol dire che ogni ora gli operai ovviamente devono bere perché questa umidità non è consona al nostro stile di vita ottimale. Qualche volta nelle caramelle dure noi possiamo immettere dei ripieni, che possono essere delle polpe di frutta, possono essere anche della caramella mou, abbiamo visto prima il miele, anche delle polveri, si può aggiungere tante, tante cose. Quanto è la conservabilità delle caramelle? Abbiamo detto. Le caramelle, se lasciate qua, tendono ad assorbire umidità. Se assorbono umidità, però, diciamo, la superficie tende a granire, cioè tende
tende a diventare cristallina e quindi permette ovviamente la formazione di una barriera per un'ulteriore penetrazione dell'umidità. Se noi mettiamo il glucosio, questi difetti si diminuiscono. Se noi abbiamo poco saccarosio e tanto glucosio, abbiamo detto 170, un numero abbastanza corretto, se invece invertiamo e facciamo 70 di saccarosio e 100 di glucosio, noi abbiamo che l'umidità che arriva dall'ambiente tende a sciogliere, le caramelle saranno super appiccicose. Quindi, se noi partiamo da un'umidità, dobbiamo partire da un'umidità bassa per conservarle bene. Quindi, se partiamo da un'umidità massima dell'1,5%, con un rapporto 1 a 1, uno di zucchero e uno di glucosio, noi abbiamo che lo scioglimento, l'appiccicosità, arriva quando abbiamo un'umidità superiore al 5,5%, quindi ci vuole molto tempo. Se invece mettiamo 100 di zucchero e 200 di glucosio, già al 3% di umidità sono totalmente appiccicose. Quindi dobbiamo stare attenti che questo rapporto deve essere ben controllato, anche perché ricordiamoci che lo zucchero, se c'è la presenza di qualche acido, si trasforma in zucchero invertito. Quindi abbiamo detto 1 a 1. Ma se c'è dentro dell'acido 0,0911, cioè da saccarosio si trasforma come in glucosio di anticristallizzanti, quindi ovviamente questo comporta una vita diversa. Il glucosio, abbiamo detto, ci serve come anticristallizzante, però ci sono tanti tipi di glucosi, come abbiamo visto quando abbiamo parlato dei carboidrati. E ovviamente se noi abbiamo un glucosio con un basso DE, con tanti polisaccaridi a lunga catena, noi abbiamo che un aumento della viscosità del mezzo e quindi questa cristallizzazione del saccarosio sarà molto più lenta. Quindi noi abbiamo di solito dei glucosi per le caramelle dure, usiamo dei sciroppi di glucosio DE non molto elevati, non saranno dolci, ma tanto c'è lo zucchero, quindi con un DE ad esempio di 36-38. Se vogliamo aumentare il glucosio, perché il glucosio ci costa molto meno, allora dobbiamo fare un'altra cosa, cercare di avere del glucosio con alto maltosio. Quindi il maltosio è la molecola più grossa, non dà questo effetto della deliquescenza e quindi abbiamo un glucosio, un DE 40-42 e possiamo aumentare di un 20-30% il glucosio rispetto al glucosio normale. Ricordiamoci sempre che la dolcezza è legata al tipo di zucchero, quindi il fruttosio che deriva dallo zucchero invertito ci dà una dolcezza immediata ma che poi va calando, il glucosio diciamo, finisce prima, il saccarosio è quello che ci dà una dolcezza che ci dura di più nel tempo. Quindi, qual è la nostra miscela base, la nostra ricetta? Beh, abbiamo sempre il saccarosio, delle caramelle dure parliamo, sciroppo di glucosio, raramente qualcheduno aggiunge dell'invertito. Se volete una caramella al latte, potete aggiungere del latte in polvere, ma attenzione, il latte polvere è un cristallizzante, quindi deve assolutamente essere super omogeneizzato con la miscela per evitare la formazione di ruvidità che sulla lingua è come se avessimo passato una lingua sopra una raspa. Quindi, secondo il prodotto che noi vogliamo, secondo l'umidità che noi lasciamo nel prodotto, secondo l'acidità che noi vogliamo aggiungere, no? Noi abbiamo da scegliere il tipo di glucosio. Tipo di glucosio che dipende, viene dosato da un sistema quantitativo
qualche volta proprio di peso gravimetrico, ma per lo più viene dosato con sistema volumetrico. Ci sono delle spatole che buttano giù una certa quantità. È chiaro che non è proprio preciso, perché dipende dalla granulometria dello zucchero, deve essere perfetta. Se cambia, cambiano le quantità, però è molto usato per un sistema molto molto semplice. La cottura della pasta è la fase, diciamo, un po' più critica. Diciamo, noi abbiamo gli zuccheri, la cuociamo fino a che l'umidità residua sia l'1-2% massima, e quando esce, come dico, è uno strato vetroso ma malleabile, no? Scotta ma non troppo, quindi con le mani si può anche prendere, e vi accorgete che è plastica, eh? Dipende sempre dalla temperatura di cottura, perché più acqua lasciate dentro e più è plastica, ma poi ovviamente non si conserva. Noi la cottura ormai la facciamo tutta sotto vuoto, se non altro per ridurre i costi energetici, ma poi si migliora la qualità, si evita l'imbrunimento e poi il processo è molto 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 più rapida. Quindi diciamo una soluzione all'80% di zucchero. Se noi facciamo un vuoto di 100 mm di mercurio, a 60 gradi già bolle, quindi a 60 gradi si raggiungono molto rapidamente. Ci sono diversi tipi di cuocitori. Quello oggi più usato è un microfilm, che è praticamente una lama raschiante, che abbiamo già visto per altri processi. Diciamo, la soluzione viene passata su un cilindro dove passa del vapore e si raggiunge anche 150 gradi in 3-4 secondi. Ovviamente in questo caso abbiamo un prodotto super trasparente, senza fenomeni di imbrunimento ed anche senza inversione, perché anche quella è importante. Quando esce la massa si aggiunge il colore, gli aromi ed eventualmente gli acidi. Per la frutta gli acidi si aggiungono sempre, perché un maggior contenuto di acido fa nel test sensoriale sembrare che ci sia più frutta. Quindi se c'è frutta c'è anche l'aggiunta di acido per lo più citrico. Quando si aumenta il glucosio abbiamo detto che i costi diminuiscono, ma possono anche lasciare una serie di problemi. Il primo è l'egroscopicità, che l'abbiamo già visto, può diventare appiccicoso. Ma c'è un altro problema quando dobbiamo dosare, perché vedremo le caramelle che alcune vengono stappate e altre dosate. Quindi se non abbiamo una grande viscosità, noi abbiamo la formazione la formazione di code durante il beccuccio, nel beccuccio di coraggio. Quindi noi dobbiamo avere una frazione più liquida, tale per cui riempia lo stampo.